Ma cosa dovresti scrivere a un ragazzo per coinvolgerlo? Quindi che cosa devi mandargli in chat per coinvolgerlo? Vediamo un po', quindi una strategia via chat che puoi utilizzare per parlare con il ragazzo che ti piace. Chiaramente questo è funzionale a garantirti un flow di conversazione, come si suol dire. Il flow di conversazione sarebbe in realtà, diciamo, quella scorrevolezza della chat, quindi quella scorrevolezza all'interno della conversazione che poi ti consente eventualmente di organizzare l'appuntamento. Beh, non è poi così difficile, ma vediamolo insieme. Questo messaggio ovviamente serve a aiutarti a far sì che la palla inizi a roteare, a girare. Prima di andare avanti, ti ricordo di iscriverti al canale, io sono Federico Picchianti. In descrizione trovi il link per trovare questo libro e tanti altri che trovi su amazon.com, quindi puoi trovare questo su Amazon. E poi ti ricordo sempre che in descrizione c'è anche il link per prenotare una consulenza gratuita conoscitiva con me. E che c'è il numero di SMS al quale puoi fare domande sempre via SMS gratis, e c'è ancora anche il link per accedere ai miei servizi, alla mia videoteca, quindi alla libreria di video infinita che sarà sempre in costante aggiornamento ogni settimana. Ci sono già circa 60 video, quando vedrai questo video ce ne saranno tanti altri, lì segreti, video di manipolazione più pesanti che qui non posso mettere. Ma let's get to the action, andiamo all'azione. Quindi questo messaggio che puoi mandare è veramente stupido e semplice e poi vorrei discutere anche un po' come migliorare la chat, eccetera, così da avere un buon tipo di messaggio da mandare e sapere che cosa scrivere a un ragazzo. Bene, il messaggio è: ciao, come sta andando? Punti, punti, puntini. Al posto dei puntini dovrei metterci qualcosa di cui lui ti ha parlato, di cui si occupa. Insomma, vorrei che tu riportassi la conversazione a un suo interesse. Il principio di questo è che quando riporti la conversazione a un tipo di interesse di qualcuno, diciamo un interesse di qualcuno, un interesse che una persona nutre per qualcosa, generi emozioni positive, cioè come se tu vieni da me e mi parli della seduzione, mi fa piacere, parliamo di una cosa di cui mi piace, o se vieni da me e mi parli magari, ne so, del calcio, non mi piace perché odio il calcio, se mi parli, ne so, della corsa, mi piace perché parli della corsa, di quanto è bello correre, bla bla bla. Insomma, questi sono i miei interessi, parli della spa, mi parli dei posti rilassanti, delle terme, dei viaggi, cioè, insomma, mi cogli bene, mi prendi bene. Ecco, l'idea è proprio questa. Come sta andando un'attività, un hobby, una passione, qualcosa che a lui piace, la giornata di una persona, ok? Ti sta interessando eventualmente di quello che sta facendo e dimostri di essere attenta a quello che lui ti ha detto che fa. Questo messaggio aumenta il tasso di risposta, ovviamente, e poi ti permette di iniziare il flow di conversazione. Quindi poi, per esempio, un esempio vuol dire, fai finta che ai primi appuntamenti ti ha raccontato che gli piace molto dipingere. Quindi puoi chiedere qualcosa del tipo come sta andando la pittura, come stanno andando i tuoi quadri, hai creato qualche quadro nuovo, magari ti ha detto che gli piace fare equitazione, come sta andando il cavallo, come sta andando l'equitazione. Stai cavalcando, insomma, la frase è questa, ma deve servirti a darti un esempio, insomma, di quello che potresti dire, deve servirti a fornirti una base fondamentale. Perché ti sto dicendo queste cose? Perché in questo modo riesci a creare una situazione, una condizione piacevole, una condizione dove poi la persona riesce a farsi avanti piano piano nei tuoi confronti, e in questo modo poi ogni risposta dovrà seguire una domanda. Quindi una domanda in modo tale che tu hai la possibilità di creare, cioè nel senso di creare quella fluidità, quella conversazione scorrevole, rispettando prima di tutto i tempi di risposta. Quindi se ti rispondi dopo 3 ore, rispondi con calma dopo un'ora, visualizzi, poi rispondi con calma il giorno dopo, cioè sempre con calma. Anche se sembra che sia ingranata la chat, in realtà non è ingranata o comunque arrugginita, perché diciamo non ci rispondiamo subito, non è quello il caso. È ingranata quando uno fa più di quello che viene dato, in quel caso la chat diventa arrugginita. Invece no, tu devi andare a rispettare un radio 1 a 1, una botta, una risposta, e ancora dall'altra parte la persona che visualizza, tu rispondi dopo che ha visualizzato, piano piano, una domanda, una domanda, una domanda, lui ti risponderà come è andata, dirà: ah, sì, il cavallo tutto bene, oggi ho fatto il salto ostacoli, ma davvero, ma quanto è il massimo che salti con gli ostacoli, per esempio, quant'è l'altezza massima?
3, 4, 5, 6 domande per poi fare che cosa? Per ricordarti che se tu sei qua, che stai seguendo me, eventualmente stai vedendo questo video, ancora non hai capito, mi auguro che tu insomma abbia capito, mi auguro di sbagliarmi, non hai capito che la chat, che tu sia uomo o donna, questo però può usare sia insomma parte maschile che femminile, tu non abbia ancora capito che la chat è funzionale a organizzare quando vi vedrete, cioè un appuntamento. Perché ti sto dicendo queste cose? Perché la chat non serve per creare un momento di attrazione, per generare botte emotive eccessive, deve servire come strumento per la logistica, per organizzarsi, per arrivare ad avere una situazione di certezza di quando vi vedrete, per avere una situazione di sicurezza di quando sarà il giorno in cui vi vedrete, cioè ad esempio vedervi e organizzarvi dove tu gli farai un invito implicito dopo aver parlato di queste cose, gli farai un invito implicito ad esempio, ah sai stavo pensando e magari di questo ne potremmo addirittura parlare davanti a qualcosa da mangiare, cosa ne pensi? Ah sì sarebbe carino, beh allora organizza e fammi sapere così ci organizziamo. Nel senso, fammi sapere i tuoi giorni, io sono libera questo sabato e questa domenica, tu quando sei libero, cioè vedi quali sono le cose che puoi dire, quali sono ovviamente gli inviti impliciti che puoi fare, ecco, questo ti consente di creare tutta quella situazione che poi tratta chiaramente diciamo, la finalità dei messaggi, che non è una finalità, la scoperta di quella persona, ma deve essere una finalità diciamo del vedersi persona, cioè la finalità ultima del messaggio è proprio questo, appuntamento dal vivo, non l'appuntamento dopo, non l'appuntamento prima, quello che sia, quello che ti pare, qualsiasi immagine futuro, ipotetico, non deve esserci appuntamento virtuale, no, c'è l'appuntamento fisico, quindi di persona. Bene, usa questa strategia, usa questa frase, ripetila. Usa questo principio più che altro, che a me interessa che si trasmetta il principio dell'utilizzo della frase, poi la puoi modificare come ti pare, ma il principio è questo, ok? Quindi andare a toccare su quelli che sono gli interessi della persona, non mandargli il cavolissimo classico ciao come va, cerca di evitare, mandagli una cosa un po' più che fa vedere che hai notato alcuni suoi tratti, alcune sue caratteristiche. Bene, io sono Federico Picchianti, grazie per essere stato qua. Noi ci sentiamo al prossimo video, ricordo in descrizione il link per i miei libri, trovi su Amazon, se scrivi Federico Picchianti anche su Google, c'è il numero per farmi domande via SMS gratuite, il link per prenotare una consulenza gratuita conoscitiva e il link per accedere ai miei video riservati, esclusivi sul Patreon e altri servizi ovviamente privati. Noi ci sentiamo al prossimo.